sono tornati i Griff. Sei contento, Lil Coyote? Non sono tanto contento. Vabbè, è normale, sei sfigato come sempre. È una ma cosa perché la testa un po' più piccola del normale? Shush, shush, dai che sei contento. Vieni dentro casa mia, questa è la casa ma di Swagger Pietro. Ma ci sta già Pietro, scrivendo quello che di sono io. No. Allora, ma salutato, salutalo anche tu. Yo, friend. Così si fa, io faccio così. Ma guarda, io sono molto giovane, molto esperto di queste cose Swagger. Fammi qualche frase rap, no, dai. Allora, prima ti introduco che cosa è successo. Il nostro amico Swagger Pietro, che è quello che ha questa skin, che non è molto swag, se posso essere sincero. Ma Pietro, ma sì, perché è nuda, col petto di fuori, è swaghissima. Ho capito, ho capito. Allora Cico dice che è swag, Lil Coyote. Io ho calato Cico nella parte con questo abile travestimento da Lil Coyote. Guarda che swag, che sciarpina. Che secondo me sì, ci sta molto bene, perché dobbiamo griffare il mondo di Swagger Pietro. Sono io di Rap King 00, incredibile, il rapper, più lui terribile tra i Rap Kings, perché ha compiuto una cosa terribile, ma durante il video lo vedremo. Adesso per il momento mi ha detto Swagger Pietro di stare attento, perché ci sono un sacco di porcate scritte in giro. Ma quindi non guarda i fatti, ce l'ho prima qui, mi sa. Ah, ecco, Swagger dissato, dovresti chiamarti così, perché mi ha detto che Swagger Pietro, che sono io, è stato dissato da 00 non Rap King. No, no, là io devi dissare la tua volta, si fa così nel rap. E infatti vedi, mi ha sgagato casa con tutte le i capelli. Che dissato, chi viene dissato dal rap dissato. Comunque non ha onore, che schifo. Che scarso, il mio outfit costa il doppio. No, guarda, c'è no, anche il mio. No, quanto costa il mio outfit da Swagger Pietro? Cappellino costa 1058.000 dollari. Oh, ma è il casino. Il cappellino è serio, cappello swag da rapper, bello questo qua. Maglietta firmata Lois. Cosa no, cos'è? È la marca del rapper, sicuro. Davvero, pantaloni larghi che cadono da rap? No, quelle che ti vedono la braghetta. Scarpe da 500 dollari. Scarpe bellissime, Steve. Bellissima, il cappellino è il pezzo serio, mettetelo di brutto. No, dici, mi sta bene. Sì, sì, a voglia, metti. Papà, via! Swagger Pietro! Swagger Pietro! Bravo, Swagger Pietro! Tu sai che hai gusto. Io direi di incontrare. Sono a casa mia, cosa vuoi? Loser. Cioè, oh, in realtà è loser. Ti sta repaldo, ti sta repaldo! No, io, davvero? Io, oddio, senti non me che ne sono accorto. Io sul pezzo ho scritto. Ah, va, tipo. No, attenzione, questo se ti repa addosso è la fine per te. Eh sì, sì. Però dovrei rispondere alla tua volta. Aspetta, allora io c'ho anche un microfono nell'inventario, posso incontrarlo. Sistema. Guarda che ha scritto, oddio, oddio. Arrivo, fratello, poi prendi il. No, adesso. Ah, eccolo qui, è un vero rapper. Guarda che pantaloni super. No, tutti a tracolla. Bracaloni. Allora, ci penso io, lo sistemo io, Cico, non ti preoccupare. Allora, Swagger io Pietro faccio beatbox, in the house. Vai, vai, vai. Tu sei un cetriolo con il sedere a pinolo. Ti piace il pisello? Vai a fare un bel girello. Oddio, che swag. Mamma mia, Swagger Pietro, sei in buone mani. Ti ripristiniamo noi la reputazione. Stai tranquillo. Al 100% Swagger Pietro. Allora, dissato qui, guarda, mi ha smerlato tutta la casa. Sto che schifo, ma che schifo, è pazzo. Casa cacata, mai più amata. No, no, anche una rima. Aggiungo assurda. Io, ormai è stato dissato e ha perso. Povero Swagger Pietro. Disato. Mamma mia, Lion, facciamo qualcosa in merito. Togliamo questi cartelli, la no, 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 distruggeremo tutto il mondo, perché questo è pur sempre un grief. Quindi voi nei commenti adesso venisserete a scrivere: Lion, distruggi tutto, oppure Lion, salva questo mondo. Io, grazie alla mia telepatia pazza, saprò che cosa avete detto per il fine del video. Tra l'altro, Swagger Pietro mi ha anticipato. Vieni che te la devo dire all'orecchio. Dimmi l'orecchio un po', dimmi l'orecchio, dimmi l'orecchio. Mi ha anticipato che ci sta una bomba pazza che distrugge tutto il mondo. Cosa vuol dire bomba pazza? Sgamata? Mi ha detto che c'è un datapack di bombe pazze. E tipo c'è una bomba nucleare di Among Us. Di Among Us, però. Quindi, oddio, ma cosa vuol dire? Sus, non Among lo so. Us addosso. Mi piace, però. Può essere che faccia un danno esagerato, sgravato. Quindi noi dobbiamo assolutamente trovarla e vendicarci. Col Celtration, qui mi sto perdendo quanti. Allora, posti mi ha detto Swagger Pietro che lui aveva una fidanzatina e l'ha persa per colpa di 00 Rap King. Questo ma è terribile. Normale, Lion, nel rap game ti rap meglio si prende tutte le tipe del mondo. Ho capito, capito, ho capito. Non mi piace questo rap game. Casino, infatti, per no, però ci sei dentro. La mia topolina più swag del mondo. Ti lovo un sacco, baby. Ma lei è swag rappa, quindi. Eh sì, però lo ha messo le corna Swagger Pietro con 00 ma rap no, è brutta questa cosa, è brutta. Sei la mia queen, vedi, vedi, Swagger Pietro è la cosa. Rapper più forte. Yo, baby, la vuoi sapere una cosa? Ti lovo tanto, tanto e ogni giorno di più. Siamo la coppia
coppia più swag e fresca del mondo. Infatti tutti fanno invidia di brutto Bubù. Oddio, ma altro è bellissimo che quello stupido di Pietro. Ah, quindi no, questa casa me l'ha fatta più lui. Ti sto preparando anche una canzone, senti come fa. Yo yo yo, sei la mia topolina e sei anche un sacco bellina. Oggi mi sento rinato, per fortuna che non mi hai frenzonato come Pietro. Non fa rima questa parte ultima. No, non lei ci piace. Si chiama Swaggy Leila. Oddio, oddio. E lei gli risponde: smettila con queste canzoni da scemo. Però si vede che lei è presa, un pochino. Mamma mia, è perché la queen del rap, vedi? Sì, ti love. Oh, no, ma adesso io ci rappa, ci rappa. Non gli piace che siamo qui. La fermo, allora gli fa subito il microfono da rapper. Oh, beccati questa. Ti becchi questo micro. Ma lui ha il microfono più grosso. Bissalo, oddio. Mi ritiro tristemente. Infatti vabbè. Sì. No, il mio è il micro. E guarda, infatti ho scritto ti becchi questo micro. Eh sì, è senza fono. È solo micro. No, ti sta dissando. Dai, sta facendo i cash. No, cosa vuole dire? Che sta facendo i grandi soldi. Sta facendo i cash. E io no. Non so. Niente, digli che anche tu fai un po' di mazzette. Amici. No, no, dai, cosa stai facendo? Mi non trovo. È una mossa rap questa? No. Mamma mia, no, devi reparlo contro. Senti, nel frattempo che lui sì, cioè, qua non possiamo entrare finché c'è lui, no? Quindi andiamo a casa nostra, che mi ha detto su Egger Pietro che c'era un passaggio segreto. Quindi magari lo troviamo, no? Noi che siamo... dove è seppellito questo passaggio così segreto? Bravi. Dov'è? Boh, non me l'ha detto. Perché non l'ha qua? Ah! Un passaggio ma segreto. Sei un geniale, mamma mia. Grazie Swagger Pietro. Io sono lì il coyote. Sì, lo sappiamo. Pannelli foto assorbenti. <Com'è>? Ma no, che devi fare le foto alla fine. Impossibile sentire fuori. Arca miseria. Foro assorbente. Possiamo parlare cambiato. Tutto. Sì, possiamo dire quello che ci pare. Rap solo qua dentro, fuori non si sente. Vabbè. Studio secret per fare del rap di Swagger Pietro. Per mettere il bello beat. Ma si può mettere anche il beat. Oddio. Metti di brutto il beat. No, me lo fai te, che questi dischi fanno schifo. Ah, ok, attenzione, vai. Rap un po' però. Sì, ok, vai. Ok. E io leggo il suo. Test mic. One, two, one, two. Yo, 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 yo. Prova, prova, mi si sente? Yes. Yo, yo, Pietro è tornato e non si è dimenticato. La battaglia ho perso, però ancora un poco sono fresco. Yo. Tu invece sei il capo, ma non conti un cavolo. Che schifo. Bellissimo. Era terribile. Non è vero, dai, non incoraggiarlo. Allora, dai, diciamo Pietro. A Swagger Pietro che comunque ci prova. Swagger Pietro, ci devi provare meglio perché fai proprio cagare. Non è possibile. Cioè, devi migliorare le tue rime. Ci non credo si può che è perso. Cioè, per forza, cioè, allora, noi ti dobbiamo aiutare, però ti dobbiamo anche mettere dinanzi alla realtà. E la realtà è che come rapper è migliore lui di te. Quindi, però puoi migliorare puoi sempre migliorare Swagger Pietro. Quindi mi raccomando, adesso magari ti butto io due rime nel libro, così migliori. Attenzione, mi sa che qua devi farti valere. Sì. Ti ha chiamato una battaglia frista. Frista? Sì, tra 5 minuti. È così, sì, sì. Ma noi dobbiamo entrare nella casa della tipa. E abbiamo 5 minuti, scorriamo. Andiamo, vai. Approfittiamo di questi minuti. Chiudi la porta dietro, così non ci vedo. Ci sgaba di brutto. Ah, Swaggy Leila, deve essere di Swagger Pietro. Qui dentro faccio suonare una bella musica. No, che cosa vuol dire quella musica? Ci sono tre letti qua. Letto matrimoniale per gli amanti, no. Che schifo. Attenzione, un passaggio segreto rap. Sotto il letto, mio Dio. Sarà vai, guarda un po'. Sensuale, sicuramente. Vado a vedere. Ho paura di cosa potrei vedere. Stai mi stanno attento, tornando infatti. In mente cose. Infatti. Vedi i libri, non leggerli. Pistoni, Cico. Ci sei pistoni. Catena per sono? Legare le mani. Oh mio Dio, ma mi pensavo che fosse. Questo è tutto swag. Microfono per reparare. Vabbè, questo ci sta. Freestyle Turtle Battle. Tarta dell'amore. Boh. Non me lo ricordo che sia tarta. Canzoni da cantare per me. Ah, questa è lei che chiede quindi. Oh, vai, cantala. Fammi la base. No, sempre rap, scusa, no, un po'. Scusa, è amoresca però. Vabbè, è un po'. Oh tesoro mio, ti amo come un deltaplano. Sei più bello e più forte di tutti i rapper. Ballerò per te tutta la notte. Ti darò tutte le mie pagnotte. Poi, improvvisazione. Ti sugherò la pisello. Che schifo. Non lo so, vabbè, andiamo via. Swagger Pietro, l'account che porta male sto profilo, pieno di sfiga. Vabbè, dici che c'è qualche altra chicca qua dentro? Penso di no, avevo visto tutto. Guarda il qui. Gatto si chiama Rapper di 2010. No, togliamo questo gatto. Non cioè. Mi piace il gatto, lo ammazziamo. Mi Lord sembra. School non ci piace, non no, ci piace. No, non mi piace. Non mi piace. Rap ma... nuova. Brutto, comunque. Brutto. Senti, ma visto che ci siamo, andiamo anche in un'altra casa mentre lui è lì che. O vuole fare la rap battle? Cosa vuole dici farla te? Di brutto, penso. Altri 5 minuti sono passati. Anche secondo me. E infatti, qua è il cerchio della battle, hai capito? Oddio, è tutto infuocato. Che fighissimo. King della scena. Eccolo. Uomo avvisato, mezzo dissato. Oh,
pericoloso pericolo dissing se entrate. Madonna, oh, attenzione, ti dissa non di toccare tutto il drago che potrebbe ancora mordere. Madonna mia. Oh, è lui il dragon. No, non metta i dischi però, perché io glieli tolgo subito, perché si sentono male. No. Cioè, ma dai, è rap un po' la base, senti. Ma che rap va, che fa pena, dai, su. La faccio io, la faccio io. Ma c'è la rimessa all'inghia. Allora la butto nel fuoco. No. Ecco, no, fa schifo. Fa si schifo. Si è dato un pezzone. No, scusa, però, Swagger Pie. Ok, allora tu fai du 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 e io parto io, eh. Oh, allora ti do un consiglio per battere il rap: devi usare un altro stile, la trap oppure la drill, roba da giovani, capito? Ci penso io, ci penso io. Ok, vai, vai. come si chiama lui? Oh, King di nulla. No, 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 su Camila, pulla. Ecco qui, ti do una botta. Ti piace? Oh, ma cosa vuol dire? La manotta? La botta, ma che stai dicendo? Adesso preparati a piangere, che ti diamo le papere. Ok, mamma mia, che bella, wow, questa rima bellissima. E ora succhi, succhi come tua mamma nei buchi. Oddio, mamma mia, i buchi, te l'ha detto. Pazzesco. Becca questo. Toh, Swagger Rap King. Mio turno, adesso tocca. No, adesso è lui che tocca. Zitto. Esatto, mio turno, lui l'ha scritto. Ah, sì, sì, pensavo che volevi unirti. Oh, te lo rappo io con la voce. Sì, vai, io leggo le cagate che dice. Tu rappa bene. Sei bello dentro i buchi. E basta. Schifo. No, aspetta, fa pena, è peggio da me. Però, no, Terry, dai, ha perso. Come viene decretato che ha perso? Lo devo prendere a pizzoni. Sì, dici. Dai, che fai pena. Dai, così. Swagger, vedi, Swagger Pietro, te l'ho detto che dovevi affidarti a Lion VGF. Tutti i vostri problemi che meritano un grief, Lion VGF potrà risolverli. E senza aver paura. D'occhio. Con il suo amico Lil Coyote. Oh yeah, guys, let's go. Wow. Ah, ma qui ci siamo persi le regole del mondo. È bellissimo. Ed è dall'altro lato. Allora, uno, bisogna sempre parlare da rapper in modo swag. Questo, ha mandato anche sì. Noi abbiamo sbagliato, non abbiamo mandato il simbolo dei soldi. Ma sei scemo? Bisogna sempre girare con il proprio microfono. Io lo. No, ce l'ho ancora piccolino, però. Il io mio, non vabbè. Ce l'ho il mio. Se perdi una battaglia frista contro di me, sarai per sempre dissato. Mi sa che è quello che è successo al povero Pietro. Però adesso ti sei fatto valere, Lion, vedi? Ti sei nessuno fatto valere. Può toccare la mia Swag Leila o lo disso. Ma non era mia? Vabbè. No, ti ha dissato ormai. Swagger Pietro fa schifo. Ah, quindi mi ha dissato e mi ha preso la mugliera, ho capito. Mamma mia, che swag. Non puoi rifiutare una battle di freestyle. Quando faccio O, tutti in chat dovranno esultare di brutto. Come fanno nei video su YouTube? L'ho fatto io prima un po'. Ok, vabbè, però tu l'hai fatto anche per me, soprattutto. Sì, perché meritavo però di più. Però c'è un problema, c'è un problema. Ci vuole restare. Ci vuole restare di l'ha brutto. L'ha detto? Sì, davvero? Sì, sì. E perché? Sì. Abbiamo vinto noi? Forse abbiamo barato il freestyles? No, abbiamo vinto di brutto, Perché quando perde, capito, per lo non si perdere, che sega, che sega. Cosa c'è mamma qua dentro? Mia. Casa dei procuders. Sai cos'è? Ma producers! Ma quelli che fanno le basi. Tipo te! Ma io sono producer! Producer, ah, che bello! Fammi vedere, si entra e bassa la casa dei procuders. No, ma che casa è questa? C'hanno i pistoni anche loro. Per essere più produttivi mi ho messo questi. Mamma quindi mia, devo usarli anch'io, sono producer. Ah, vedi, hanno le campanule. Fammi un beat con le campane. Ok, ok, pronto, vai, sì, repa, però, repa. Vai, sono pronto. E quindi ora siamo tutti quanti nel tuo ano. E ora ci muoviamo. Cosa? Stai attento, è una bella sensazione. Potrebbe piacere anche quella vacca di tuo sorellone. No, vabbè, basta. Ma te questa canzone è un po' bruttina, te lo dico. Non è vero. Qua li sprona, gli dice: raga, forza, senza di voi non riuscirei mai a produrre il mio nuovo album chiamato Reb Svolta del 2022, King Cash. Mi piace. È bellissimo questo album. Dovete continuare a produrre le basi beats che spaccano di più. Siete i top producer del mondo. Porca miseria, No, ma quanti li ha poi di producer? Certo, tantissimi. Posso dirti che mi era mancato avere a che fare con queste persone pazze che fanno di Minecraft ciò che vogliono. È bello. E infatti Lion è un è mondo bello. Veramente pieno di colori. Io, guarda, questo. Posso dire che mi disgusta? Sì. Però li ammiro anche perché hanno la fantasia proprio come noi di creare belle storie. A me mi emoziona storie. Un po'. Esatto, esatto. Come noi facciamo per esempio in live. Dove mamma siete mia, invitati che a venire. Che storie bellissime. Che storie bellissime. Il regno dei piedi, quello delle ascelle, quello delle leoni. La guerra suprema, la guerra, santa, bellissima. Bellissime cose. Quindi mi raccomando, la swag, la sex police, bellissima. Venite in live stasera alle 19, link in descrizione nel primo commento. E non siate più degli Lil Coyote, ma diventate. No, la io attento dietro di te, attenzione. Dei swag Pietro. Cosa vuole quello? Dai, però swag. Io vedere i posti. Swag bang. No, no, mi ha sparato. No, cosa ha detto? Oddio, no. Mi dissocio. Oh, risparaglielo. Sì, vado così. Rap boom. Oh. Boom. Oh, Dio. Bravo. La revenge della strada è arrivata immediatamente.
Sede ufficiale della Swag. No, ci ha copiato la police. La sex police ha copiato. Questa qui è la Swags police, però. E questa è una polizia che detto. Questa regola se tu sei swag o no. Se non sei poco swag ti incarcia di brutto, penso. Manganello soffice. Manganello police duro. Aia, questo fa male, attenzione a non usarlo. Questo cos'è? Durissimo. Tessera del swag police. Sì, ma dov'è la TNT di Among Us epica sgravata? Ma infatti sì, ma sicuramente non in prigione, penso. Tutti questi finti rapper arrestati dalla swag police hanno swaggerato troppo. Devono stare attenti. Ci può essere solamente un king della scena rap. Hai sono capito? Io. Quando un rapper va in carcere diventa swag di brutto. Ah, vedi, noi sì, ci dissociamo, esperto. Però è così, è così. È un po', è così, però è brutto andare in prigione, giusto? Sì, non è meglio non andare in prigione che essere swag, è vero? Sì, è meglio non essere. Vieni, proviamo a vedere nella sua casa grande. Perché secondo ma è me è bellissimo da rapper americano. Potrebbe ricchissimo. Essere che la bomba pazza ce l'ha lui. Secondo te una bomba è rap? Swag? Ma di brutto. Guarda che le bombe veramente è una roba repissima. Non repissima. Ti sto neanche a dire, ok, non mi dire che è meglio. Casa bomberosa di Joe Rapper. E chi è questo? Non è lui. Oddio, è un altro rapper? Quanti rapper ci sono qua dentro? Joe Rapper 69. Rap di benvenuto. Ho capito, è la casa discografica, è l'etichetta, capito? È così dici, funziona. Sì, io sì. Benvenuto a casa mia, sei sempre il benvenuto. Ma perché sei caduto? Sei caduto. Mamma mia, questa è la famosa frase perché di c'è Joe anche Rapper. Lui dietro, intrattienilo. Vai a fare una battaglia rap con lui nel cerchio. Vieni a fare rap, vieni. Vai, ecco. Bravo, io guardo. Vedi un po' se c'è il coraggio del brutto. Qua c'è d'accordo. Una gabbia per un rapper cornuto che ha perso una battaglia. Non so chi sia, io però voglio la bomba. Neanche io so chi sia, vai, sto mettendo la base però gliela tolgo. Cibo bello, ti mangio tutto, faccio un rutto. Materiali da costruzione, io ti mando in prigione con... No, ricchezze e porchezze alla mia tutto. Tipa piacciono esse. Redstone e cose a caso, guarda che bel naso. Oddio, ma questa è una rima bellissima. Gang, armi e pistole, faccio bang, bang con la mia gang, sparo e fa... Interessante. Però occhio, prima ti ha sparato, ha fatto boom. Ma io sono esploso. Anche a me, ma tutto è esploso tutto. Cosa avete fatto? Una battaglia rap no, sgramata. Ho fatto una cosa, io mi sono messo dei dischi musicali, ho sentito il rap battles. Ma tu devi seccarti le mani. No, mannaggia. Perché non ti secchi le mani mai? Erano belli, rapping, così. Cioè, seccati le mani. No, adesso rientro, ecco qui. Hai rotto il gioco anche a lui adesso, sarà sì, arrabbiato. Sì, infatti è molto arrabbiato, mi vuole dissare. Adesso, dimmi te cosa devo fare di te, Cico. Perché no, io ti prego, non sto perdendo la pazienza con te. Mi sta dissando anche Rap King, guarda. Fa bene. Adesso no, ti parto io, ti vengo a cercare. Non dissarmi, dai, no. Solo il bro può utilizzare questi ingranaggi. Magari è qui la bomba. No, non mi pare, però. Io la però devo trovare. Voglio venire anch'io a investigare, sono investigato. Swagga con lui senza far crashare tutto, magari. Magari. Ti swaggo addosso. La pozione non devi toccare se non vuoi scoppiare. Questa pozione miracolosa, fra te, è anche pericolosa. Io mi sono rotto le balle di leggere le sue cagate, però non è possibile, Ma veramente sì, facciamo cambio, io cerco tu rapi, io non no, so fare. Rappa, rappa. Dammi un consiglio però. Stai zitto e rappa. Cappello swag all'indietro obbligatorio, costo outfit $6,277. Maglietta oversize, pantaloni rap, scarpe swag di marca Jordan. Ma è il suo outfit bellissimo questo. E questo è ancora più costoso, cappello swag all'indietro, felpa con cappuccio. E pantaloncini corti rosa, swag, ciabatte, sbucci. No, quelli rosa sono cucissime, no! Ciabatte sbucciate sono pure belle, no, secondo me. No, è bellissimo, infatti. Però non... Qua c'è un cappello swag del Rapper King. Vietato salire, forse c'è la bombazza! Vai, io te lo sto reppando! C'è una cassa, magari è qua? No, c'è una swag camo, pantasporchi, piedini spioni. No, si appostava per guardare la swag lei, la lì. Oh, che maiale. Che schifo, lui è un rapper, lo fa, non sono qui. Questo è penso, Giovanni rapping, rappata per la mia amata. Attenzione, sto spiando la mia tipa. Giovanni rapping. No, come uno spione, io sei davvero una belloccia. Io spero ti spio mentre sei sotto la doccia. No, rapping. No. Dove comunque, bomba? Attenzione, dico, mentre rap a Fabo si è fatto scappare che i quadri a lui gli piacciono un botto, quindi guarda dietro i quadri. Non ce n'è quadri qua in mezzo. Ma ha detto così, non lo so, ha detto anche allontanati dai quadri NBA, Ricky, Rich. È così, ha detto. Ma chi è Ricky? Non lo so, ha detto Ricky, i quadri Ricky, ma è Ricky. Cioè. Quali sono i quadri Ricky? Come? Ma che ne so, fratello, devi guardare bene, fra, bro. Sto provando, non c'è niente qua, sarà un'altra parte, vado. Facciamo cambio, io entro e tu no, rapi. No, tu vai con lui a fare le porcherie, io dai, non ne voglio sapere niente. Basta, dai, non sarà voglio. Qua dentro. Dove cacchio?
Qua di... No, non qua lo non so, c'è... lui è stato nella sua casa ricca però, attenzione. Seguilo, magari vedi che va nel passaggio segreto, no? Vai, vai, lo faccio di brutto, no, sicuro. Aspetta, qua c'è un quadro, eh. Sì, 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 è prezioso anche, aspetta. E non si... Ah, aspetta! Ma botta. Dai, Lion! Ma non ci posso credere! Dentro casa sua ho visto che c'è un quadro gigante, bellissimo, ricco! È vero, io non l'ho visto. Io ho trovato un posto segreto dove lui ha rinchiuso uno che ha perso. Swagger Pietro arrestato dalla polizia corrotta. Oh, no, sei tu quello, Lion, ricordati. Io king del rap che mi diverto con la tua ex tipa e tu che guardi. Oh, no, no, i rapper lo fanno questa movenza, no? Davvero, ma che mondo sì, brutto. Sì, lo fanno, si fanno così, queste cose qua. E qua cosa c'è? La cella di... No, il pistone solitario per Lil Giuseppe. No, Bannaggia. Lil Giuseppe. No, è scappato Lil Giuseppe, sarà no, arrabbiatissimo. No, riportalo dentro. Non posso più, non posso. Come esco io da qua adesso? Lei, non lo so, devi rompere tutto, hai un piccolcello. No. Ma come facciamo? Non lo so. Aspetta, ho dei blocchecelli però. Me la cavo. Dai. Tu intanto aspettami dov'è sto quadro e caccia lui. Qui non lo so a memoria, vieni, è già cacciato via, non so dove sia andato a reppare sicuro in studio. Okay. Aspetta, perché c'era un blocco qua però, Aspetta, petta. Che succede? Niente, monnezza. Mannaggia tua madre. Dai, il fratello viene della villa. Sta sgravando lui con Swagger Leila lì. Sta cantando una canzone d'amore per il suo nuovo disco Cash Big, mi sa. Sei tu questo, sì, aia. Sì, sì, vieni, fratello. Ok, qua dentro, dov'è questo quadro? Sì, ma era bellissimo, super ricco, come fate a non vederlo? Non lo so. Era un Picassus, penso, guarda qui sopra. Non è vero, ma non c'è, ma cosa stai dicendo? No, no, è qua, guarda qui che quadro bellissimo. Ah, è vero, e sarà dietro. E c'è qualcosa, perché l'hai rotto? Non ci posso credere, Lion, però, tu sei uno sgravatore. Stai zitto che... Vabbè, sei morto, Lion. Sì, peraltro, non so perché era ghiacciata l'acqua, sono morto. Però... torna al più presto. Al più presto, sono un po' vicino, un po' lontano. Dai, ecco. Dai, torna, mi raccomando, amico, vieni. Yo, amico, il coyote, sono morto, ma sono tornato nel porto. Tranquillo, fratello, yeah. Adesso siamo insieme. Avevo di nuovo. Più roba prima, però. No, non c'è, avevi solo quella lì. Il cappello me lo prendo io. Sì, sì. Ma questa è la sua roba segreta preziosa, hai visto? Oddio, guarda quanto costa. Un vero rapper che hai soldi, only swagger, outfit da rapper, 200.000 soldi. No, cara, 20 carati, mamma mia, che ricco. Ma è ricco davvero, questa è roba veramente dell'altro mondo. I rapper sono così, hanno questa ricchezza. Sono qua. Davvero il king dei dissing, anche dei botti. Oh, le bombe, e i tuoi artifici li piacciono di brutto. Una lezione, voleva griffare me, l'infame, voleva farmi scoppiare casa. Swagger e poi dissarmi. Anticipalo di brutto. Lo anticipo io, vediamo se... Eccola la sacra TNT di Among Us nucleare. Oddio, ma che forma c'ha? Mamma mia, che bella. Allora, io ne prendo anche un po' normale, perché non si sa mai che magari non è così nucleare come speriamo. Ma Among Us Lion è molto nucleare. Meglio essere sicuri, però, che deve distruggere un bel po'. Smeraldi da mettere sui denti, hai visto? Vuole mamma farsi il grillo. Mamma mia, anche meglio dei diamanti, che figo. Sì, stai attento, vieni, adesso dobbiamo fare la bombazza. Dobbiamo assicurarci che lui veda, così da soffrire di più, hai capito? Nella zona del freestyle possiamo metterla, lì è proprio in centro. Sì, e mentre facciamo una rima pazza, ok? Sì, adesso metto un beat. Vieni a fare una rima. Sì, sì, ok. Adesso metto un beat. Vieni a fare una rima. Mia, sta arrivando di brutto e non può resistere. Non può resistere, certo. È già qui, io guardalo. Ok, ok, allora mi serve una rima che finisca con bomba, Chico. Bomba. Ok, ce l'ho, tomba. Tomba, allora, bomba, bellissima. Preparati a finire nella tomba. Nella tomba. Questa qui è la tua bomba. Mettila. Bomba. Ci scura. Stai attento perché farà malissimo Astro Male. Andiamo a casa Preparati. Di Swagger Pietro. Astro Male, Swagger Pietro. Sono astro morto. No. Mamma mia, questa bomba è stata Swagger però, Ma guarda che ha diventato tutto, guarda. Attento qua. Che lui è dietro di noi, vuole venire a prenderci. Credo che abbia distrutto tutto. Non ci posso credere, guarda lì. Voglio vedere. Ma fino a qua ha distrutto? Madonna. Guarda, non c'è più niente. È la peppina! Swagger Pietro. My friend, ti è stato vendicato. Mai rubare le tipe, è una cosa grave. Mettere le corna è molto brutto, non fatelo. Per oggi però ci fermiamo. E da quello lì, come ti chiamavi tu, scusa? Pipesta, io mi chiamo DJ Coyote. DJ Lil Coyote. Da producer Swagger Pietro out.